Venerdì sera scorso, nella palestra comunale, il sindaco Vichi, alla presenza di circa 200 mombarocesi, assieme al collega di Pesaro Matteo Ricci, supportati dai rispettivi assessori, hanno provato a convincere le anime critiche del paese sull'opportunità e la convenienza di questa operazione di fusione tra i due comuni. Questa proposta dà grandi opportunità perché permette di fare a Mombaroccio cose che non si farebbero mai, sulle strade, sulle scuole, sui beni culturali, su ciò che serve ai cittadini. Al tempo stesso è una proposta che dà garanzie d'autonomia, perché il mantenimento del municipio consentirà di decidere le cose da fare a Mombaroccio e mombaroccesi. Io invito tutti a ragionare di questo, sono convinto che se si ragionerà nel merito si capirà che è una strada che ha molte più opportunità che rischi ed una delle poche che si possono prendere per risolvere i problemi dei cittadini. Se invece la si trasformerà in un referendum pro o contro il sindaco di turno, rischiamo di perdere una grande occasione di buttarla in politica e di non guardare realmente, pragmaticamente, alle cose che servono. Nonostante le circostanziate spiegazioni, però, ai presenti sono rimasti sempre i dubbi e la rabbia per il percorso scelto dagli amministratori, ribadito orgogliosamente, con forza e a tratti anche con veemenza, ma mai senza eccedere. La soluzione del municipio sembra l'unica praticabile, quindi. A me sembra, tra l'altro, anche molto convincente, perché il municipio garantisce tutte quelle autonomie che poi in realtà vogliamo tutti, le voglio anch'io. Io ho detto subito a Matteo, dico: guarda, sì, i soldi sono importanti e siamo qui a chiacchierare perché dobbiamo salvare il comune di Mombaroccio dal dissesto finanziario, come fanno anche tantissimi altri comuni, però è chiaro che dobbiamo salvaguardare l'autonomia, che è importantissima ed è sentita veramente da tutti, anche da me. Presente all'incontro anche il deputato del Movimento 5 Stelle Andrea Cecconi, che ha espresso seri dubbi sulla deroga al patto di stabilità. Il sindaco Ricci dovrebbe sapere, se non lo sa, dovrebbe chiedere ai ministeri di competenza, che sono già stati emessi numerosi pareri per i comuni che hanno fatto richiesta, in cui si evince il fatto che le fusioni per incorporazione, esattamente quello che sta succedendo tra Pesaro e Mombaroccio, non consentono lo sblocco del patto di stabilità. Io mi chiedo come sia possibile fare un passo del genere che riguarda una popolazione così ingente senza prima chiedere ai ministeri se quello che si sta facendo ovviamente porta dei frutti o i frutti sperati alle città di competenza. Delle Noci ha anche detto l'ha bollata un po' come anti-pesarese. Respingo il fatto che io sia anti-pesarese, tra l'altro io sono stato eletto nella regione Marche e non soltanto nella città di Pesaro, ma quello che più mi interessa è che i cittadini vengano informati dai propri amministratori nella maniera adeguata e non millantando soldi come se si potesse semplicemente comprare un voto, si possa semplicemente comprare un cittadino appartenente a un altro comune. Davanti alla palestra inoltre era presente il comitato pro referendum per accogliere le firme. Così questa mattina tra i consiglieri comunali di Mombaroccio, Massimo Muratori, Rosilde Vidali e Emanuele Petrucci, hanno depositato 508 firme autenticate per chiedere un referendum sul progetto di fusione per incorporazione con il comune di Pesaro. Un'iniziativa questa suggerita a suo tempo da Mirko Carloni, vicepresidente della Commissione Affari Istituzionali, già il 16 settembre scorso. Vedo che c'è una grandissima fretta che secondo me è foriera di tanti rischi e ritengo che sia opportuno a questo punto fare un referendum che in questo momento hanno chiesto i cittadini depositando questa mattina le loro firme. Nel frattempo, come consigliere regionale e vicepresidente della Commissione Affari Istituzionali, ho chiesto l'audizione in prima commissione delle persone che hanno raccolto le firme referendari e quindi cercare di fare più chiarezza possibile. Oggi pomeriggio ho incontrato il prefetto col quale ho discusso dell'argomento e credo che su questa vicenda più che la fretta serve a un po' di chiarezza e fare in modo che a decidere del loro futuro siano i cittadini di Mombaroccio.